Benvenuti a un nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di AGER, che è l'acronimo di Age Gate Emotional Release, una tecnica che possiamo tradurre con rilascio emozionale attraverso i cancelli del tempo. Quindi sì, il nostro corpo conserva delle memorie che sono dislocate lungo la cute della spina dorsale, ma anche sulle dita delle nostre mani, anche sull'iride. Sono tutti punti che, adeguatamente stimolati, possono far emergere quello che è il nostro vissuto. Quando è che è necessario applicare questa tecnica? Beh, per esempio, in tutti quei casi dove compaiono dolori fisici o emozionali che apparentemente non hanno una spiegazione. Un dolore che magari ha una ciclicità, quindi avviene in particolari periodi dell'anno, oppure tutti i giorni alla stessa ora, o la notte. Quindi ha una caratteristica anche di cronicità, perdura nel tempo. Vi ricordo intanto che tutti i dolori, fisici o emozionali che siano, che hanno la caratteristica di cronicità, vuol dire che comunque hanno un'implicazione che è un pochino più grande come causa, hanno sicuramente una componente psico-emozionale da dover essere trattata. In questo caso potrebbe essere anche una memoria transgenerazionale. Sì, perché nel caso di Aver vediamo che ci sono delle memorie che non è detto riguardino solamente il nostro vissuto, ma può riguardare anche il vissuto di quelli che sono i nostri genitori, i nostri nonni, in pratica degli antenati. Per capire un po' meglio di cosa si tratta, faccio un esempio. Una mia cliente, diversi anni fa, si presentò da me dicendo che aveva un dolore costante e tremendo che le succedeva durante la notte. A una determinata ora, non ricordo quale, questa signora provava un dolore lancinante al ginocchio. Mi diceva come se mi strappassero la gamba. E quindi, siccome questa cosa si era presentata in occasione del suo 35esimo compleanno, siamo andati a guardare che cosa si celava dietro a questa sintomatologia. Ovviamente la signora aveva già fatto esami clinici che non avevano rilevato alcunché di anomalo. Abbiamo stimolato la zona, quindi letteralmente bussato a questa porta del tempo ed è emersa una memoria. Ovviamente abbiamo anche fatto un'indagine attraverso i suoi familiari per poi saperne di più ed è venuto fuori che il nonno, che lei non ha mai conosciuto, in occasione del 35esimo compleanno, aveva avuto un incidente sul lavoro, faceva i turni di notte e era purtroppo rimasto intrappolato con la gamba in un macchinario e praticamente gli fu strappata la gamba più o meno all'altezza del ginocchio. In seguito a questo, non subito, ma morì poco dopo. Di questo evento nella famiglia non se n'era poi parlato più di tanto perché fu un dramma familiare e come a volte succede nelle famiglie, certi aspetti vengono poi taciuti, non se ne parla più, in qualche modo dimenticati, sepolti sotto il passare del tempo. E invece a questa signora qualcosa si era riacutizzato proprio in occasione del suo compleanno. Era venuto fuori questo, era emersa questa memoria. Quindi l'abbiamo trattata e una volta applicata poi la tecnica, il dolore è scomparso del tutto. Sul sito www.paolavaccai.it trovate sotto Aver, trovate proprio la mappa, trovate questo orologio biologico che meglio fa capire come funziona la tecnica.
Perciò se hai problemi che riguardano, che sono apparentemente inspiegabili e ti ci ritrovi un po' in questa situazione, quindi dolori che non riesci a dare una spiegazione, che hanno caratteristica di cronicità e che magari hanno anche una ciclicità, ti consiglio di fissare un appuntamento al 339-372-0234 e insieme possiamo vedere di risolvere questo problema. Ti ringrazio e buon ascolto. Ciao!